Un saluto agli amici di Levante Sport TV, siamo tornati anche questa settimana con Tutto Seconda, pronti per commentare risultati e classifica della prima giornata di ritorno del campionato appunto di seconda categoria Girone E. Con noi oggi ospite l'allenatore del Monegna Stefano Vassalli. Ciao Stefano, Buongiorno. anche con lui appunto commenteremo questi risultati, quindi direi di andare subito a leggere come sono finite le partite dello scorso weekend. Ciassetta Monegna 2-2. Borgo Rotondo batte Leivese 3-1. Calvarese Panchina 6-0. La Rapid supera Cornia in trasferta per 2-0. Vince in trasferta anche il Sant'Ambrogio sull'Entella per 5-1. Cogornese batte Levi 3-0. Real Deva Aurora 3-0. E termina 3-0 anche San Lorenzo Levanto. Leggiamo come è cambiata la classifica, che vede sempre in testa 37 punti la Calvarese, seguita a 36 dalla Cogornese, Real Deva e Rapid Nazareno a 34, San Lorenzo 28 punti, Sant'Ambrogio 27, Ciassetta 25, Levi 20 punti, Monegna 17, a 16 punti Levanto e Panchina, Borgo Rotondo a quota 15, Aurora e Cornia a 14, Entella 10 punti, chiude la Leivese a quota 4 punti. Stefano, parliamo subito della vostra partita di sabato contro la Ciassetta. Pareggiate 2-2. Noi purtroppo ci scusiamo, non abbiamo le immagini che dovevano invece esserci per problemi tecnici. Purtroppo abbiamo perso il servizio della partita. In compenso, ci sei tu qui che ci puoi raccontare com'è andata. Due volte in vantaggio, due volte la Ciassetta è riuscita a recuperare il risultato. È arrivato solo un punto, potevano arrivarne anche tre. Com'è andata la partita, Stefano? Ma al primo tempo direi che abbiamo giocato meglio e direi che forse il 2-1 ci stava stretto. E nel secondo tempo abbiamo subito un po' la rimonta della Ciassetta e la voglia di fare che hanno, però nel secondo tempo c'è stato anche un episodio che purtroppo l'arbitro non ha visto un rigore solare, che hanno visto tutti meno che lui, e dal 3-1 poi loro hanno spinto tanto, ci hanno messo, noi siamo andati praticamente un po' in confusione e poi ci hanno pareggiato. Ora, se ci segui, avrai sentito che in questa prima parte di campionato abbiamo parlato spesso del fatto che il Monegna fosse un po' la sorpresa in negativo di questo campionato, visto che fin da quest'estate ci si aspettava tanto dalla vostra squadra. Visto che sei qui, ne approfitto per chiederti cos'è che non ha funzionato nella prima metà Nella del prima parte campionato. del campionato, purtroppo noi, a parte i problemi logistici, perché noi dobbiamo fare la preparazione quando ci danno il campo, quindi partiamo sempre in ritardo nei confronti degli altri. Quest'anno ancora di più perché abbiamo cambiato tanti giocatori, abbiamo messo in squadra tanti giovani, infatti noi giochiamo con 90, 91, 92, quindi il problema di Amalgama, il problema che l'anno scorso avevamo una squadra e c'erano delle aspettative nei nostri confronti, fa sì che chi incontrava il Monegna ci metteva di più di quello che aveva. Poi la sfortuna delle prime giornate, dove invece di fare punti, di fare 7 punti, ne avevamo due, e lì e poi è partita tutta un'evoluzione negativa che ci ha portato a essere nelle zone basse della classifica. Certo, a dicembre sono arrivati degli innesti, voi siete fra le squadre di seconda che si sono rafforzate di più. Fra i nomi, secondo me, spiccano quelli di Bertanelli e il ritorno di Arcoraci. Non li ho nominati a caso, visto che nelle ultime tre partite hanno segnato per ben due volte, soprattutto, importante, ricordiamolo, il 4-0 nella vittoria del primo derby delle Gallerie. Io ti dico, questo mercato di dicembre, credo che vi possa aiutare a fare un campionato di un ritorno decisamente diverso. Ne parlavamo appunto settimana scorsa con Marco Pagliettini e Gerard Capello e pensiamo che anche questi innesti vi possano dare una mano. Tu sei fiducioso? Io sono fiducioso, purtroppo queste due partite che per noi potevano essere una svolta, non lo sono state.
ora è difficile rincorrere, perché a questo punto con gli innesti che abbiamo fatto il nostro obiettivo era arrivare almeno in zona playoff. Purtroppo non queste due partite sono andate male, 1-0-0 con l'Aurora, giustamente, con la Ciassetta, giusto, perché poi in fondo se non sei capace di vincere è giusto che ci sia il pareggio, e a questo punto dobbiamo un po' riguardare le cose, vedere dove sono i nostri reali obiettivi. La prima cosa è salvarsi e poi vediamo dove si può arrivare, faremo del nostro meglio per onorare il campionato. Beh, abbiamo detto che le immagini della vostra partita appunto non ci sono per questi problemi tecnici, all'ultimo secondo abbiamo perso le immagini, però abbiamo le immagini dell'altra partita che abbiamo ripreso sabato pomeriggio, che ti riguarda un po' da vicino, visto che la partita è Levi-Cogornese, voi incontrerete Levi la settimana prossima, ma prima di parlare di questa partita direi andiamo a vedere il servizio con le interviste a fine partita.